Cosa fai? Col cuore, bellissimo. Con l'amore proprio, di sempre. Il cuore racchiude proprio l'amore della pizza. Si è appena stato inaugurato ufficialmente questa sesta edizione del Napoli Pizza Village dal sindaco De Magistris. Buonasera sindaco. Grazie, buonasera a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Benvenuto, ci che c'è, esatto, ci ascoltano, ci seguono in radiovisione, sull'app, in tutto il mondo, perché sa che RTL 102.5 si segue. Il resto Napoli è senza confini. Esatto, anche la pizza è senza confini. Assolutamente sì. Io ho conosciuto il campione anche giapponese. Anche se l'origine è qui. L'origine è questa, però da qui parte, ma in tutto il mondo. Assolutamente sì. Sesta edizione del Pizza Village, un'iniziativa di respiro internazionale che registra numeri sempre più grandi ed obiettivi ambiziosi. Migliaia di persone, già nella serata di apertura, hanno affollato su un lungomare particolarmente terso sia i tavoli dei 57 stand delle pizzerie sia l'area dedicata agli spettacoli dal vivo. La pizza napoletana, candidata anche al riconoscimento da parte dell'UNESCO, fa da padrona assoluta, strumento di promozione della cultura e della tradizione gastronomica partenopea in Italia e nel mondo. Gli albergatori registrano un overbooking in tutti gli alberghi del lungomare, del Vomero e di Fuorigrotta, e dati molto positivi giungono anche dalle altre zone della città, senza contare il picco del fatturato commerciale nella zona di Chiaia ed il dato di circa 1.400 occupati diretti ed indiretti sull'evento. Fino all'11 settembre, dunque, appuntamenti a ripetizione sul lungomare, compreso il Mondiale del Pizzaiolo, che sceglierà i finalisti delle 9 categorie in gara che concorreranno per il titolo mondiale. Questo ormai è diventato un brand, nel senso Pizza Village sul lungomare liberato di Napoli è un'iniziativa conosciuta in tutto il mondo che ogni anno si arricchisce grazie agli organizzatori, ai pizzaioli, sempre di nuove cose, nuovi record, tanti eventi collaterali, musicali, spettacoli e culture. Io sono convinto anche io che ci saranno migliaia e migliaia di napoletani, di campani, di italiani e di turisti che vengono sempre di più in tanti nella nostra città, e quindi è un evento che noi ovviamente sosteniamo in pieno, anzi lo sostenemmo sin dall'inizio e avemmo quella intuizione insieme a loro che questa era la cornice ideale per un evento di questo tipo. Poi noi ci dobbiamo superare soprattutto nel migliorarsi, mai accontenta una città come Napoli che è il top, basta vedere il panorama che abbiamo adesso alle spalle, significa che deve sempre ambire al miglioramento di ogni obiettivo, anche quando raggiungiamo un obiettivo di cui siamo soddisfatti c'è sempre qualcosa da migliorare, questo vale per il Pizza Village come per l'organizzazione quotidiana della città.